20:38 in onda in diretta anche questa sera con il socio Luca Telese. Non si spegne, non poteva che essere così, la discussione sull'affare San Giuliano dopo le dimissioni di ieri del ministro la nomina del nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la lunga intervista che Maria Rosaria Boccia ci ha rilasciato e che oggi ha suscitato 10% di share. Se non si rivendica lo share, è suscitato la reazione anche della stessa Presidente del Consiglio, che era a Cernobbio a parlare di tutt'altro, ma che è stata sollecitata a parlare anche di questo, e lo vedremo. Parleremo ovviamente anche d'altro, lo faremo con gli ospiti giusti come sempre. Tiziana Ferrario qui da noi in studio. Buonasera. Ben trovata Tiziana. Collegati Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, e Paolo Giordano, ed è un piacere, collegato con noi da Reggio Emilia, dal Festival di Emergency. Paolo Giordano, che proprio quindi oggi due cose belle, pubblica un podcast. Paolo Giordano ed Emergency. Sì, stavo dicendo che proprio oggi pubblica un podcast con Emergency e con la media, che si intitola In viaggio non pregare, e ne parleremo dopo perché c'è anche altro di cui parlare. A tra poco. Allora, alle 8:44, l'informazione della 7 in diretta, colpo di scena. Ieri ce ne siamo andati a dormire un po' stanchi, ma paghi, abbiamo detto, boh, tutto finito. E invece oggi, da Cernobbio, come avete sentito da Marianna, la Meloni parte con la baionetta per provare a trafiggere Maria Rosaria Boccia, e tutti si chiedono come mai questo rilancio. La Presidente del Consiglio, da un forum economico, traccia una linea di diversità antropologica. Due ipotesi: voleva consolare il ministro San Giuliano, che esce con le ossa rotte, oppure è una battaglia politica, noi, loro, e ritornare con l'orgoglio di partito. Allora ringraziamo Paolo Giordano, bellissimo il suo podcast, ringraziamo ovviamente Tiziana Ferrario e Francesco Giubilei, che essendo interna corporis sicuramente la verità la sa. Allora io partirei subito, grazie Mariana di essere qui, di assistermi in questi eccezionalmente momenti drammatici. No, oggi, alla oggi che come contraccolpo di questo strepitoso stato ascolto ho avuto un crollo psicofisico, però comincerei subito proprio da Giubilei, perché poi Giordano ci farà volare. Sai qualche retroscena? Perché Luca, attaccare in qualità di badante questa sera, visto che l'hai dichiarato, c'è la clip di Meloni. La e infatti, la vediamo. Sentiamola e commentiamola. Si tratta di una vicenda di vita privata, perché ad oggi il ministro San Giuliano si è dimesso, ma non ci sono illeciti. C'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro, fermo restando che chiaramente il ministro ha sbagliato, che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. Come si dice, è morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro. Su quella specie di appello che le ha rivolto Maria Rosaria Boccia quando ha detto non si può rivendicare la dignità di una donna offesa nei suoi sentimenti a farsi a lei, è un appello rivolto a lei. Allora guardi, non credo di dover insomma mettermi a battibeccare con questa persona. Posso dire solamente, ma non lo dico sul caso specifico, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona. Allora Francesco, un Presidente del Consiglio che attacca una donna disarmata, diciamo, che risponde sui social, e soprattutto l'annuncio di querela da parte di San Giuliano. Commenta tu, mi sembra un accanimento.
Giorgia Meloni ha risposto a delle domande che le sono state poste da dei giornalisti. In realtà negli ultimi giorni l'influencer di Pompei mi sembra che abbia una grande visibilità anche di carattere mediatico e quindi che stia avendo un grande spazio. Dopodiché ha pienamente ragione Giorgia Meloni. Io non ho nessun dubbio da che parte stare, se stare dalla parte di una donna come Giorgia Meloni, che politicamente può piacere o può non piacere, ma tutti le riconoscono il fatto di aver fatto una carriera politica basata sulla moralità, basata sullo spirito di sacrificio, basata sulla dedizione, così come ci sono in Italia milioni di donne che però la storia, scusami, la storia non è fra la Meloni e la Boccia, la storia è fra la Boccia e il ministro Jenny San Giuliano, se no siamo La storia è innanzitutto tra due visioni nella fattispecie diverse, non dico di donna ma di persone, perché purtroppo dei caratteri, delle personalità come la Boccia, per chi frequenta un po' il mondo e gli ambienti della politica, ne abbiamo viste in tante occasioni. C'è nel sottobosco romano tutta una serie di persone che cercano di accreditarsi nel mondo della politica, che è quello che evidentemente ha fatto la Boccia, con un curriculum che lascia tanti punti interrogativi. Peraltro l'ex marito, questo è un punto anche interessante, andiamo a vedere se ha fatto la prima comunione. Non mettiamo troppi temi sul fuoco, insomma il tuo punto sulla domanda di Luca è chiarissimo, non mischiamo il gossip e uso parole vostre con le cose serie. Aspetta un attimo, Francesco, aspetta, veramente, rimango sul tuo punto, lo ricollego a quello della clip che abbiamo visto di Meloni e lasciando a Tiziana Ferrari il tempo di smettere di fumare dal naso, perché la vedevo pronta ai blocchi di partenza, vado dal mite Giordano, perché in realtà appunto il tema è sembra che ci sia quantomeno nella comunicazione, in questa clip di Meloni ma in generale anche nei giornali d'Italia, una sorta di, non so se concordata, ma evidente strategia di spostare il fuoco della questione dal ministro con l'argomento validissimo che ormai si è dimesso e quindi non è più tale, alla dottoressa Boccia. È una strategia efficace, nel senso, noi adesso insomma abbiamo iniziato la puntata e abbiamo parlato di due modelli di donna, come se uno dovesse tifare sui modelli di donna piuttosto che occuparsi del perché stiamo parlando della donna in questione e del ministro in questione. Ci vedi anche tu una strategia o è semplicemente una risposta lasciata lì dalla Meloni? Ma forse non fumo dal naso come la collega Ferrario, però trovo che stiamo raggiungendo in questa vicenda dei livelli, non vorrei definirli di squallore, ma dei livelli di discorso che non si addicono alle cariche istituzionali che sono coinvolte. Intanto c'è una bella novità di oggi, e cioè che i giornalisti fanno domande alla Premier Giorgia Meloni, perché abbiamo avuto anche lunghe fasi di questo governo in cui l'informazione da parte della Premier veniva mandata, come dire, in modo disintermediato. Allora, questa disintermediazione sembra che si sia un po' rivoltata addosso al governo, tanto che una privata cittadina come Maria Rosaria Boccia adesso risponde alle istituzioni più alte. Io trovo una stortura, devo ammettere, che Giorgia Meloni si trovi a dover interloquire con una persona in questo modo. Vuol dire che è saltato qualcosa proprio in tutta questa meccanica istituzionale. Dopodiché trovo ancora più grave che questo discorso venga messo su due essenzialità del femminile. Abbiamo visto in questi giorni emergere in modo sottile, ma spesso neanche troppo, e devo dire da parte di tutti i commentatori, soprattutto maschi, i peggiori, ma anche donne, i peggiori stereotipi sul femminile riproposti senza alcuna forma di pudore. L'ha fatto anche oggi Giorgia Meloni con allusioni, insinuazioni. Spieghiamolo, tipo quali? Beh, perché comunque si sta dipingendo...
si sta, intanto c'è aleggia su questa storia, come dire, che chiaramente il voyeurismo da camera d'albergo che, al quale tutti vortichiamo attorno, ma nel quale non si entra, ma come dire, questa cosa non fa che aumentare la pruriginosità, ma soprattutto è come se si mettessero, l'ha fatto oggi la Premier, a confronto dei modelli di successo femminile, insinuando sempre che ci sia per molte la via facile, che è quella della disponibilità, quella dell'arrampicatrice. Allora forse cominciamo da parte delle istituzioni, dico. Io la responsabilità la do sempre solo a chi ha ruoli istituzionali. Cominciamo a scremare da questi brutti stereotipi, e se non riteniamo di dover rispondere a dei privati cittadini, piuttosto non rispondiamo. Chiaro. Tiziana Ferrari, adesso che abbiamo... No, allora, è evidente che non siamo davanti a una vicenda privata. Io mi aspetto invece che San Giuliano chieda delle scuse, faccia delle scuse agli italiani per non aver saputo proteggere il ruolo istituzionale al quale era stato assegnato. Per non aver saputo gestire quel potere che probabilmente lo ha fatto sentire onnipotente, al punto tale da portare una persona senza alcun ruolo, senza alcun incarico, in riunioni sensibili che riguardavano il G7 o che riguardavano anche questioni proprio interne al Ministero della Cultura. Questo significa non essere adatto a quel ruolo, e io credo che gli italiani si meritino delle scuse. E penso anche che la Presidente Meloni abbia gestito molto male questa storia, perché l'ha trascinata molto. Sono 12 giorni, se non di più. È stata garantista. Ma insomma, non è garantismo quello. Quello è gestire male una questione, perché prima rifiuta le dimissioni, poi nel momento in cui in diretta, mentre lei sta facendo un'intervista dall'altra parte su un semplice account Instagram, escono documenti che la smentiscono. Ecco, questa cosa doveva finire lì subito, e quindi anche oggi pensare di affrontare il problema come una questione privata, come una questione di gossip, io credo che sia una mancanza di rispetto per il nostro paese. Abbiamo bisogno di capire fino a quando andrà avanti questa storia, perché comunque dall'intervista che avete fatto voi ieri sera si capisce che la storia non finisce qui. Ecco, ci hai fatto un assist perfetto, perché appunto dall'intervista di ieri sera si capisce che la storia probabilmente non finisce qui, quantomeno tra le carte bollate che entrambi minacciano l'uno verso l'altro. E poi perché dalle parole di Maria Rosaria Boccia in onda ieri sera si capisce che il perimetro di questa storia, come lo si voglia leggere, è molto più ampio di quello domestico e privato. Allora vediamo in 3 minuti gli highlights dell'intervista di ieri, e poi cerchiamo di capire anche perché Giorgia Meloni si è arroccata per 12 giorni sulla difesa di San Giuliano, anche diciamo di fronte a evidenze non solo di comunicazione ma di sostanza. Allora, Maria Rosaria Boccia, the best of, e poi torniamo in studio. Io ho sempre collaborato nei miei progetti da 5 anni con il centrodestra, e convintamente ho votato Giorgia Meloni, e il ministro lo sa benissimo. Ha votato Giorgia Meloni proprio? Certo, la stimo, l'apprezzo, secondo me è una donna in gamba. Il ministro, in una conversazione a casa sua con la moglie, mi ha chiamata, ha lasciato il telefono aperto all'insaputa della moglie e io ho ascoltato il discorso. Cosa conteneva quella conversazione che ha ascoltato, perché il ministro l'ha messa nelle condizioni di ascoltarla? La moglie chiedeva di strappare la nomina. Quindi io vorrei capire, la nomina è stata strappata per un capriccio di una donna? Questa frequentazione, di qualunque natura fosse, non si è interrotta, perché noi comunque... anche dopo che è scoppiato il caso ci siamo sentiti, ci siamo scritti. In questa verità non ci sono solo io e il ministro, ci sono coinvolte tante donne che oggi noi non stiamo ancora menzionando, e che poi io per dovere di verità le dovrei menzionare, e non mi va. Donne con cui il ministro aveva relazioni? E vabbè, ma non andiamo oltre. O racconta la verità
oppure sarò costretta io a raccontarla. Nell'intervista alla stampa ha detto anche che il ministro, secondo lei, è sotto ricatto. A cosa si riferisce? Ci sono delle circostanze, delle situazioni dove a me personalmente è sembrato così. Fare dice da persone che lui ha avvantaggiato. Che ragione avrebbe una persona che ha tratto vantaggio già dal ministro? Vuole continuare ad avere vantaggi? Vuole fare carriera. Loro, non io. Il ministro sarebbe stato ricattato dai direttori di giornali. Questi direttori avrebbero comprato delle foto che magari il ministro non aveva piacere che uscissero, non le avrebbero pubblicate, poi acquisendo oggettivamente una posizione, non diciamo, di forza. Non le avrebbero pubblicate perché queste persone sono buone d'animo? Io non giudico nessuno, mi attengo ai fatti, ma volevo rimanere su quella sua affermazione. Lei lo dice perché lo deduce dal fatto che le foto non siano uscite? No, perché il ministro ha ricevuto una mail dicendo che... C'erano quelle foto, non le pubblico, perché per me è una sorta di ricatto, no? Ma questa è una bomba atomica. Io ho solo custodito i documenti che mi sono stati dati dal gabinetto, da loro. Ora, se sono compromettenti, lo sanno loro. Però scusi, se lei ha detto che non ha registrato mai nessuno, a parte il funzionario di cui ha reso nota la telefonata, come fa a provare eventualmente quello che lei dirà o sarà costretta a dire dalle bugie del ministro? Vabbè, io ho ascoltato telefonate, ho letto messaggi, io posso dirlo. Poi ci sono dei dettagli che semmai potrebbero aiutare alla ricostruzione. Dettagli di cui in possesso lei? Che conosco. Allora, Francesco Giubilei, si tratta di una donna quarantenne. Boccia a Pompei è il nome di una catena di negozi di abiti da sposa, ma insomma lei è una organizzatrice di eventi, che oggi si trova attaccata dal Presidente del Consiglio e denunciata con un annuncio di querela dell'avvocato del Ministro, di causa forse civile. Ma non ti sembra una denuncia? Non ti sembra che sia un po' ineguale questo scontro? Cioè, non ti viene voglia di dire, se sei così severo con lei, però diamo anche una stoccata a San Giuliano, che ha mentito prima di tutto al suo gabinetto, voleva nominare quella che ci ha informato, lui dice essere la sua amante, consulente. Lo dice lui. Gennaro San Giuliano... Penso che abbia già chiesto scusa, lo ha fatto nell'intervista al TG1 e penso che la cosa più importante che ha fatto è stata quella di dimettersi. Nel momento in cui una persona perde un ruolo come quello di Ministro della Cultura e si dimette, mi sembra che abbia ammesso in tutti i modi le sue responsabilità. Quindi ad oggi Gennaro San Giuliano è un cittadino come tutti noi, perché non è più ministro della cultura. Quello che dice la signora di Pompei nell'intervista che voi giustamente come giornalisti avete fatto è un qualcosa che però va ben oltre, perché Gennaro San Giuliano, non essendo al momento più ministro della cultura, qua si prefigura un qualcosa che secondo i legali di San Giuliano può essere legato a una sorta di estorsione o una minaccia. Io non sto dicendo che lo sia, lo si vedrà poi da un punto di vista giudiziario. Quello che dico è che nell'intervista che voi avete mandato lei dice sarò costretta a raccontare, cioè qua siamo a delle modalità che non sono più delle modalità di difesa della signora nei primi giorni, nei primi momenti, siamo in delle modalità che hanno raggiunto un livello che è inaccettabile e francamente mi sembra anche molto squallido quando lei tira in mezzo Beatrice e Venezzi, cioè è un personaggio questo e ripeto la domanda e vorrei chiarirlo anche per capire, l'ex marito dice che lei è una signora e non dottoressa. Domanda, la signora Boccia è laureata o non è laureata? Perché non è che siamo di fronte anche all'invenzione di titoli di studi, oltre ad essere Beh, stata... Ci sono illustri precedenti, insomma, no, anche più no, con responsabilità maggiori. Guarda che andiamo. Scusami, l'amico... Io chiedo, Scusami, Francesco, l'attuale nuovo ministro della cultura, Alessandro Giuli, che è amico di vecchia data, non è laureato, quindi non è eventualmente uno stato.
curriculum neanche a fare il ministro della cultura. Però c'è una grande differenza, no? L'ha mai scritto, non è il punto la laurea, e chi se ne frega se uno è laureato o non laureato, a me non me ne frega niente. Il punto è che non sembra. Ma scusa, non lo so, chiedo. Perché se Del Debbio andasse a intervistare la tua ex fidanzata e gli chiedesse com'era Jubilei, ti ha lasciato male, ma non ti verrebbe da querelare? Lasciamo stare gli ex di tutti, per favore. No, tutti sanno che nel mondo politico è vari anni che cerca di accreditarsi con chiunque, va dai parlamentari per cercare di avere... tutti tranne San Giuliano, lo sapevo. Viene smentita dall'Università Bocconi sulle sue consulenze, c'è un esposto della Milano Fashion Week. Stiamo prendendo allora, no, ma a maggior ragione Francesco, scusa, a maggior ragione c'è da chiedersi come mai il ministro, l'ex ministro ormai, abbia agito con così tanta leggerezza e abbia si sia accompagnato per così tanto tempo con una persona appunto che millantava ruoli, crediti, si è dimesso, però appunto ha messo in crisi la stessa credibilità, secondo me, dell'istituzione che ricopriva, proprio. Però, non ci fosse dimesso, ma non è che le dimissioni estinguono l'irregolarità. No, però questo lo vedrà la giustizia, non è che la boccia può continuare a dire ogni due infatti, per tre. Scusa Francesco, ti interrompo perché ci sono anche altri ospiti, ma lo vedrà la giustizia, vale per San Giuliano, varrà pure per la boccia, senza che facciamo il curriculum fino al nonno che non ha pagato la multa, no? Siamo d'accordo tutti? Ok, però il punto politico, perché ricordo, il tema qua, fin dal primo giorno qua in onda, è stato... fermo sul dato politico della vicenda. Chi sia Maria Rosaria Boccia frega, scusate il francesismo, il giusto, ok? Se ne accerterà chi di dovere. Il punto che deve interessarci, non in quanto prima ancora che da giornalisti, da cittadini, è come mai le istituzioni si sono rivelate così permeabili a Maria Rosaria Boccia, come probabilmente a chissà chi altri, in chissà quanti altri ministeri, in chissà quali altri governi. Va bene, questo è il punto. Rimanendo su questo punto e risalendo la filiera delle responsabilità, Paolo Giordano, dicevamo, Giorgia Meloni per 10 giorni si è arroccata in una difesa televisiva e politica della posizione del ministro. Poi però a un certo punto... tra me e Telese, per incensarci a vicenda, diciamo, quando è uscita la notizia che c'era l'intervista, la lunga intervista di Boccia con In Onda, improvvisamente blitz, dimissioni di San Giuliano, giuramento al Quirinale di Alessandro Giuli. Questi fatti, perché non sono giudizi, sono fatti, cosa ci raccontano della gestione del potere e della classe dirigente? Allora, intanto voi non potete rivendicare lo share, ma io posso farvi i complimenti sinceri a voi e alla redazione per l'intervista di ieri sera, che è un importante servizio pubblico, perché questo è un caso politico. E fa anche un po' sorridere che adesso ci sia questa demonizzazione del personaggio Boccia, esatto, che non abbiamo, portato noi italiani al Ministero della Cultura. Ma al di là di questo vorrei, lasciarla proprio per questo un po' sullo sfondo. Vorrei commentare che secondo me Giorgia Meloni ha perso una seconda importante occasione rispetto alla cultura italiana. Ha nominato Alessandro Giuli, io non lo conosco personalmente, però quello che so è che la ratio della nomina che ha fatto in sostituzione a San Giuliano è esattamente la stessa ratio che ha utilizzato nella nomina di San Giuliano, che è stato, al di là di questi ultimi mesi, è stato un ministro della cultura terrificante. Lo stesso Giuli forse farà meglio, ma il criterio che Giorgia Meloni ha usato è stato il medesimo, ed è stato un criterio basato unicamente sulla fedeltà. Tutto questo governo è costruito su logiche di stretta fedeltà. La cultura italiana, io credo, facendone parte come azionista, credo che meriti qualcosa di più della fedeltà al potere, che è la logica a cui San Giuliano ha sempre risposto unicamente. Io credo che la cultura italiana meriti qualcuno che voglia farla fiorire, che voglia far esprimere le risorse e le energie che già ci sono, non che voglia
correggerne la direzione, dare un'agenda culturale politica come San Giuliano ha fatto dal giorno del suo insediamento. Quindi il mio è un augurio e un auspicio a questo punto al nuovo Ministro della Cultura. Io spero che lasci un po' perdere questa idea di correggere la cultura italiana, cosa che esiste anche nella lettera di dimissioni di San Giuliano. Attenzione, questo senso rivendicativo c'è anche quando parla della vergogna dei musei italiani che erano chiusi, del mondo del cinema che era pieno di storture che lui ha corretto. Ecco, magari smettiamo di voler correggere e riscrivere la storia e facciamo fiorire le meravigliose energie che ci sono nella cultura italiana. Portiamola, questo patrimonio, un po' verso il futuro. Spero che Giulio lo voglia fare. Giorgia Meloni, nella sua nomina, ha di nuovo scelto di ragionare nello stesso modo. Allora, Tiziana, uniamo all'augurio di volevo agganciarmi a una paroletta magica. Un po' di sale, sì, così puoi, perché prima abbiamo perso il giro e lo sbuffo. Allora, Francesco Giubilei è una persona che noi conosciamo, stimiamo, anche molto elegante, no? Abbiamo avuto 3 giornalisti di centrodestra in 2 giorni e mi colpisce che tutti e 3 attaccano la signora Maria Rosaria Boccia usando degli epiteti, non chiamandola per nome, la stessa Meloni non usa il nome. Luca, questa è una vecchia storia, no, è sempre colpa ma delle perché donne, una persona, no? Cioè, che fra l'altro vota Fratelli d'Italia deve essere bastonata come se non fosse una persona. Ma perché questo fa parte del modo maschilista di comportarsi spesso, insomma, è un'abitudine. Che si ha, no? È sempre colpa della donna poco seria che si concede, non dell'uomo che magari quando occupa posti di potere dovrebbe imparare a, come dire, tenerlo nei pantaloni. Esatto, allacciandoli molto bene. Però vorrei agganciarmi a una parolina magica che ha detto Paolo Giordano poco fa. Voi avete fatto servizio pubblico, vi ha detto. Ed è vero. E allora, io che sono stata per tanti anni una giornalista del servizio pubblico, non posso non fare una riflessione anche sull'uso distorto che è stato fatto dalla principale testata del servizio pubblico, il TG1, che ha mandato in onda un'intervista di 16 minuti, mi pare una cosa incredibile, per dare voce a San Giuliano, che ha potuto giustificare, dare la sua di verità, chiedere scusa a chi voleva lui e non agli italiani. Però va detto che il direttore Chiocci le domande le ha fatte tu, cioè nel senso le ha tu fatte, avessi certo, aggiunto però, qualche domanda. Però adesso San Giuliano preciso. Ha già detto che tornerà in Rai, allora a che titolo torna in Rai? Come dipendente, ma che ruolo gli sarà dato? È un altro tema, perché normalmente c'è un'abitudine in Rai, cioè, che se vieni dalla fare? Politica non vai subito ad avere un ruolo di primissimo piano, ma cioè rientri purgatorio. In modo, rientri, non facciamo il processo alle intenzioni, in modo è un'aspettativa defilato, elettorale. No, però va detto, siccome è aria di nomina in Rai, no? E quindi, attenzione, c'è una previsione di e quindi io sono molto serena, posso dire quello che penso, sono una cittadina italiana, al servizio pubblico paghiamo tutti il canone, quindi attenzione, cioè si torna in Rai e si torna con quello che è sempre stato fatto nel passato, cioè con dei ruoli defilati, non che si esce dal Ministero della Cultura e si entra a dirigere una testata come se niente fosse, perché anche questo è rispetto degli italiani e del questo servizio pubblico. Questo siamo assolutamente d'accordo, anche perché ad altri è successo di dover fare lunghi purgatori dopo rientro in Rai, direttori, ex direttori, certo, eccetera. Quindi insomma vediamo cosa succederà, ma appunto non facciamo il processo di intenzioni, diritto di replica a Giubilei. Vai. Tipo no, dibattito aerostante questo. Maschilismo. No, il tema del maschilismo non c'entra assolutamente nulla, perché mi risulta Giorgia Meloni essere una donna e quindi una donna che parla di un'altra, di un'altra donna. No, beh, io non è che se io sono un uomo non posso esprimere pareri su una donna, scusate, ma che discorso è? Esprimo dei pareri su una donna perché stiamo parlando di una donna, lo farei su un uomo se fosse un uomo. Cioè, qua mi sembra abbastanza delirante. No, era sulla modalità, non sul diritto a farlo, cioè era sul fatto che non l'hai mai nominato. L'hai chiamata la signora di Pompei da mezz'ora a questa parte. Avrei detto. Ma chi è che chiami la signora di Pompei? Dove sei nata, Tiziana? A Milano. La Ferrari, scusate, non è che la chiami la signora di Milano. No. Va bene, però nel vostro studio Paolo Mieli ha dato un epiteto che mi sembra è stato molto abbastanza più sgradevole, non è che bisogna allora replicare questi epiteti, esatto. E non chiamare la signora, cioè ha un nome, un cognome.
No, io dico semplicemente che avrei detto le stesse identiche cose se fosse stato un uomo, cioè se un uomo registra di nascosto un funzionario pubblico del ministero e poi pubblica su Instagram la registrazione, avrei detto che è una cosa che eticamente non si fa. Poi l'altro ragionamento, anche collegandomi a Giulia, che mi sembra un ottimo profilo per svolgere il ruolo di ministro della cultura, sulla cultura, a me viene da sorridere che quando governa il centrodestra si parla, no? Il centrodestra fa le nomine delle persone vicine, ma scusa, noi abbiamo la sinistra che sta facendo egemonia culturale dal 68 in avanti. Ma infatti era Meloni che diceva che doveva cambiare, insomma, via l'amichettismo, via il femminismo, non mi pare la linea, ma insomma arriva il super spot. Questo è il momento in cui su Twitter dicono che uso il super spot per azzittire quelli di testa. Non è vero, perché siamo già in ritardo. No, non è vero. Super spot. Questo allora, è il capolavoro che il grande Flagello ha dedicato attaccata. Alla soap di questi 10 giorni, la Jenny Full. La satira. Però ci siamo appassionati, l'abbiamo seguita, abbiamo cercato di farlo nel modo giusto. Aggiungiamo ovviamente alla telenovela l'ultima puntata arrivata adesso a prendere il posto di Alessandro Giulia al Maxi. Arriva la napoletana Raffaella Docimo, voi direte chi è? È la persona al cui evento elettorale si sono incontrati San Giuliano e Boccia. E questo, se il romanziere Giordano non lo commenta da par suo questo dettaglio, non siamo contenti. Però in realtà, qua divento seria, questa storia ha fagocitato tutto il resto, ha fagocitato molti temi di cui normalmente a In Onda, lo sapete, ci occupiamo. Uno di questi ovviamente è il tema dell'immigrazione. Paolo Giordano è al Festival di Emergency a Reggio Emilia a presentare un podcast che trovate già da stasera online, In Viaggio Non Pregare, realizzato con Emergency e Cora Media. Vedete qui la copertina. Paolo Giordano, l'ho ascoltato, mi hai praticamente tolto la ritenzione idrica facendomi piangere per ore, perché è un racconto della tua missione a bordo di Life Support nel Mediterraneo. Sì, piangere, ogni tanto ritornare a piangere per questi eventi fa bene. Io non avevo osato avvicinarmi al tema dei naufraghi, degli attraversamenti in mare per molto tempo, finché Emergency non mi ha invitato a farlo, e so che anche tu hai fatto un'esperienza simile poco prima. E si dicono tante cose, si riempie lo spazio mediatico a volte dei naufraghi, dei migranti, quando serve di solito per campagne elettorali, e poi li lasciamo andare alla deriva in modo silenzioso e buio quando non servono. Questa settimana c'è stato pochi giorni fa un naufragio terribile al largo di Lampedusa, ci sono 7 superstiti che sono stati in acqua per moltissime ore e 21 dispersi. Questo tipo di esperienza che queste persone, che questi rifugiati siriani hanno vissuto è quasi indescrivibile. Io per fortuna ho partecipato, per fortuna mia, a una missione che non ha visto drammi di questo tipo, ma ci sono stati poco tempo dopo sulla stessa Life Support. Io credo che sia facile oggi riempire tutto lo spazio mediatico con delle cose, ma cerchiamo di lasciare uno spazio a storie di vera sofferenza che veramente questionano la nostra democrazia, il nostro essere cittadini. Io provo a farlo facendovi ascoltare un'esperienza senza giudizio. In Viaggio Non Pregare intanto scorrevano le immagini della tua missione, ho riconosciuto Tarek, Micol, Jonathan e tutti gli altri che salutiamo e ringraziamo, perché da un anno e mezzo davvero fanno con tutti, come dire, tutti i bastoni possibili tra le ruote, ammesso che di una nave si possa dire così,
qualcosa che nessun altro fa, e quindi grazie. Dopo c'è Robert Duval e noi. Grazie a Paolo Giordano, grazie a Francesco Giubilei, grazie a Tiziana Ferraio. Domani ultima puntata, grazie. Domani ultima puntata di Nonda, non ci lasciate soli, a domani. Viva Jennifer!